Benvenuti all'ultimo incontro della serie Da dove nasce una scoperta, un ciclo di incontri voluto e promosso dall'Associazione Amici del Faggio e finanziato dall'Opera Universitaria di Trento. È il quarto incontro, quello conclusivo. Gli organizzatori mi chiedono di scusarsi per il terzo incontro, per l'incidente del terzo incontro. Spero nessuno di voi sia rimasto fuori, abbiate saputo per tempo del piccolo incidente di percorso. E, dunque, l'ultimo incontro si distingue dagli altri per una, anzitutto per la specificità del titolo, non ha un titolo suo, riprende il titolo del ciclo intero, Da dove nasce una scoperta, ma con una postilla, no? Con un'aggiunta, oggi. Probabilmente vale la pena di capire il perché di questa aggiunta e perché si sia sentito il bisogno di riflettere su questo oggi della scienza. Gli incontri precedenti sono stati caratterizzati da una linea comune, cioè il tentativo di far capire come la scienza sia nata in Europa e si sia sviluppata in Europa, nel mondo che noi chiamiamo occidentale, come tentativo di soluzione di problemi, direi pratici in prima battuta e poi direi concreti in seconda battuta. A titolo d'esempio cerco di richiamare un po' le idee sul primo incontro. Il professor Russo, se ricordate, ha fatto tantissimi esempi, sviscerando quella che è la sua tesi di fondo nei numerosi libri che pubblica. Un esempio tra tutti che secondo me vale la pena ricordare perché è esemplificativo. Questa prima misura del valore della costante, la velocità della luce, che è un incidente di percorso, è quasi un incidente di percorso ad opera di Romer, nella grande avventura tecnologica della stima della longitudine, no? Un problema rilevante per i navigatori olandesi, una scoperta, una prima misura sbagliata del 40%, se non sbaglio, non di più del 40%, cioè l'ordine di grandezza era giusto. Una prima misura di questa costante fondamentale si rivela essere quasi un incidente di percorso nell'ambito di un'avventura tecnologica. Dal Fovo, il professor Dal Fovo dell'Università di Trento, in fondo riproponeva la stessa chiave di lettura, no? Ma saltando dall'ellenismo e dal 600 all'epoca un po' più vicina, alla rivoluzione scientifica di inizio 900. Un esempio che faceva e che vale la pena forse ricordare è la scoperta del quanto di luce, no? Planck non era il brillante fisico teorico che deve risolvere il problema del corpo nero, come spesso studiamo, no? O ci accade di studiare e di semplificare. È un fisico teorico brillante che si interfaccia con degli ingegneri che hanno il grosso problema di stimare al meglio possibile il consumo che avranno, che incontreranno concretamente nel tentativo di rendere pubblica l'illuminazione tramite l'elettricità, no? Da qui parte l'avventura di Planck. Ecco, nonostante ci sia questa chiave di lettura robusta, consolidata, gli organizzatori dell'incontro, gli amici dell'Associazione Amici del Faggio, hanno ritenuto di dover aggiungere questo oggi al titolo dell'incontro di questa sera. Perché? Perché in fondo c'è un po' in chiunque si interessi di scienza e conosca questo passato, si in qualche modo si paragoni con questo passato, c'è un po' la percezione di una differenza della scienza odierna, qualcuno direbbe della big science odierna, rispetto a questa impostazione. Come fare? Come andare a fondo di questa possibile differenza? Beh, invitando due dei massimi scienziati che ci sono oggi, ciascuno nel suo, sono esperti internazionali riconosciuti, insomma. E quindi, insomma, abbiamo il piacere di accogliere il professor Stefano Vitale, che è professore della nostra università, dell'Università di Trento,
dal 2005, il curriculum di entrambi gli ospiti di stasera è lunghissimo, avremmo avuto bisogno di un incontro per leggerlo tutto, quindi io mi permetto di sintetizzare, quindi mea culpa se ometto qualcosa. Dal 2005 capo del laboratorio di gravitazione sperimentale qui a Trento, dal 2003 al 2013 principal investigator dell'ESA Pathfinder Technology Package e attualmente comunque principal investigator di ESA Pathfinder. Alla mia sinistra il professor Lucio Rossi, che dal 2001 al 2011 è stato responsabile dei magneti superconduttori del Large Hadron Collider a Ginevra, e dal 2010 guida la collaborazione che si occupa di pensare e mettere costruire i magneti per l'High Luminosity LHC, l'evoluzione del Large Hadron Collider. Appunto due grandissimi scienziati che ci aiuteranno ad andare un po' nel dettaglio della scienza odierna. Come nasce una scoperta? Da dove nasce una scoperta oggi? Concludo questa breve introduzione. Ci sarà spazio per domande. La forma di questo incontro è un po' diversa da quella dei precedenti, è un po' più dialogica, insomma c'è spazio per un sacco di domande, quindi dicendo brevemente una cosa che mi ha colpito, quindi una piccola provocazione iniziale, ripassando le carte dell'incontro mi sono andato a soffermare sui progetti di LISA, di cui parlerà il professor Vitale, e dell'HC, di cui parlerà il professor Rossi. E entrambi gli esperimenti, o entrambe le imprese scientifiche, per meglio dire, hanno origine all'inizio degli anni 90, il che vuol dire che la maggioranza di voi non era nata quando queste iniziative scientifiche hanno preso il via. La maggioranza, adesso. Quindi già un primo aspetto che secondo me sarebbe interessante sviscerare è quando sono nato. Quando siamo nati? Quando siete nati? Quindi, insomma, direi da dove nasce una scoperta? Comincia il professor Vitale e poi. Grazie. Allora, va bene così, o vi addormentate? Vabbè, vi potete addormentare se la trovate noiosa. Allora, io parlo di onde gravitazionali, di esperimenti dedicati all'osservazione delle onde gravitazionali, che oramai tutti sanno cosa sono perché sono uscite su tutti i giornali, mi piacciono o non mi piacciono, lo sanno tutti, ma nel caso qualcuno non lo sapesse, io ho due trasparenze e spiegazioni di che cos'è un'onda gravitazionale. Allora, il primo fatto da tenere presente è che noi qua non è che sentiamo la gravità della Luna, no? Non è che quando sorge la Luna dietro la mazzola noi veniamo attirati verso la Luna, perché cadiamo liberamente la gravità della Luna. Però c'è un effetto della gravità che non si cancella, ed è il fatto che le parti della Terra più vicine alla Luna vengono tirate di più, le parti più lontane vengono tirate di meno, per cui la Terra ha questa deformazione a marea, no? Questa deformazione a palla da rugby, e questo è l'unico effetto della gravità che sopravvive quando state andando liberamente nello spazio. Tutti i corpi esercitano questa forza di marea che deforma la Terra, o deforma anche i corpi in questa stanza, anche se molto poco. Tutti sono pronti ad accettare che la Luna e il Sole deformano la Terra. Quello che forse non tutti, su cui non tutti riflettono, è che anche la stella più lontana esercita da noi una forza di marea molto piccola, è veramente piccola. Questa è la difficoltà del campo. Però anche la stella laggiù tira le parti della Terra più vicine a lei più di quanto tiri le parti lontane, e la Terra si deforma di niente. Ok, questo è il primo fatto, eh? Ingrediente numero uno. Questa è la seconda trasparenza. Se qualcuno muove i corpi celesti, la forza di marea deve cambiare nel tempo. Cioè, se qualcuno sposta la Luna al Sole, la marea generata dal Sole, il Sole da lontano si avvicina, la marea deve cambiare. E i fisici hanno scoperto molto tempo fa, come diceva il dottor Juppa, che niente si propaga più velocemente della luce, e quindi questi cambiamenti della forza di marea viaggiano verso di noi come onde di forza di marea che si propagano alla velocità della luce. Se volete più dettagli fatevi i conti, vi chiedo un paio d'anni di studio. Quindi queste sono le onde gravitazionali, e si rivelano perché sono supposte accelerare, dare queste accelerazioni oscillanti a masse libere che uno mette nello spazio libero. Se passa l'onda gravitazionale, queste masse accelerano una rispetto all'altro, e con questo tutti dovreste accorgere che sta passando un'onda gravitazionale. E la ragione per cui gli scienziati, almeno sono anni e anni che le cercano, e voi sapete che da poco le hanno viste, la ragione, ci sono moltissime ragioni, posso entrare in dettaglio, ma la ragione principale è questa: noi dell'universo
vediamo lo 0,4%. Cioè il grosso dell'universo non si vede, non emette luce, è nero, però tutto emette gravità. Quindi è la gravità l'interazione fondamentale dell'universo e sono le onde gravitazionali che raccontano come è fatto l'universo e come è strutturato l'universo. Cioè il giorno che noi vediamo e cominciamo a osservare l'universo con le onde gravitazionali, vediamo l'universo veramente, invece di vedere il barlume di luce che incidentalmente è una piccola parte dell'universo. Allora, le abbiamo cercate, Einstein le ha predette nel 1916, le abbiamo cercate per 100 anni, cioè abbiamo cercato di fare un detector sufficiente a vederle e ci siamo riusciti con enormi sforzi a settembre del 2015, quindi ormai si comincia ad essere un anno e mezzo, con uno strumento in cui ci sono due masse libere, queste due coppie di masse libere non sono libere, in realtà pendono al soffitto con un filo, ma diciamo nel piano orizzontale sono abbastanza libere, e si misura la distanza tra queste due masse con un raggio laser, più o meno come fa la polizia quando misura la velocità della vostra macchina. Quindi se le cose si muovono, come la polizia vede che si stanno muovendo, non sono vicine, sono a 4 km di distanza l'uno dall'altro, ce ne sono 3 di questi rivelatori di queste dimensioni, uno in Italia e due negli Stati Uniti, sono i due degli Stati Uniti che l'hanno vista e hanno visto la distanza, questa la potete pensare come la distanza tra questi oggetti cambiare di 10 alla meno 21, di un millesimo, di un miliardesimo, di un miliardesimo della distanza. Questo picco qua è un millesimo, di miliardesimo, di miliardesimo della distanza. L'hanno visto contemporaneamente in due parti degli Stati Uniti, hanno due rivelatori ai capi opposti degli Stati Uniti. Questo segnale molto confuso, molto debole e appena appena percettibile è stato sufficiente a dire che questo è il segnale emesso da due buchi neri che ruotano uno intorno all'altro, ciascuno pesa quanto 30 volte il Sole, sono quasi in contatto fra di loro, anzi qua si sono immersi uno nell'altro, questo e sono i due buchi neri che si immergono uno nell'altro, e quindi abbiamo visto le onde gravitazionali. Premio Nobel di quest'anno, aspettate, appena viene dichiarato il premio Nobel per il prossimo anno, è sicuramente le onde gravitazionali. Non solo sanno dire che cos'è che l'ha emesso, ma sanno dire anche quanto è lontano, ed è questa onda gravitazionale, sapete che uno può convertire il tempo in distanza, è partito mezzo miliardo di anni fa, quindi se guardate rispetto al Big Bang è vicino, è qui, è un'onda che è partita solo mezzo miliardo di anni fa. Ok, io non partecipo a questo, io cerco le onde gravitazionali nello spazio, cioè faccio un rivelatore che è come questo rivelatore qui, che si chiama LIGO, è un acronimo, si chiama LIGO. Io faccio un rivelatore che si chiama, io e tanti amici miei, facciamo un rivelatore che si chiama LISA, che è LIGO nello spazio. Sostanzialmente è specchi e laser, ma nello spazio, non pendenti dal soffitto in un laboratorio terrestre. La differenza fondamentale, se la dovessi dire in una parola, è che mentre questi sono 4 km, questi sono 2 milioni e mezzo di chilometri, la distanza fra gli specchi qui sono 2 milioni e mezzo di chilometri, e invece di cercare queste cose che cambiano in frazioni di secondo, cerchiamo onde gravitazionali i cui periodi sono ore, che sono, poi vedremo perché c'è questa spinta a fare. Lo spazio è un po' diverso, adesso vado un po' sul tecnico, sul tecnologico. Lo spazio è un po' diverso, c'è il vantaggio che non devo sospendere gli specchi con i fili, posso veramente mettere le masse in caduta libera e vedere se accelerano fra di loro. L'astronauta sta mettendo delle masse in caduta libera dentro la stazione spaziale. In realtà, se vedete quello che fa lei, in realtà non le riesce a mettere veramente ferme, prima o poi le andrà a sbattere contro le pareti della stazione spaziale. Quindi noi, per esempio, possiamo mettere una massa in caduta libera in un satellite, ma dobbiamo continuamente misurare dov'è la massa nel satellite, accendere dei razzetti sul satellite in modo che il satellite rimanga centrato sulla massa. Questo per darvi un'idea delle tecnologie che bisogna usare. Quindi il satellite porta dei micro razzetti, un interferometro per leggere dove è la massa. Se il satellite si sposta e sta per andare a sbattere sulla massa, corregge con i razzetti in modo che la massa cade liberamente e il satellite la segue amorevolmente. Ci sono dettagli in cui forse posso sorvolare, ma per esempio tutta l'ottica che serve a mandare la luce da una massa all'altra a 2 milioni e mezzo di chilometri di distanza, che richiede anche un telescopio, mentre se costruite un apparato terrestre usate una stanza come questa per fare l'ottica, noi dobbiamo mettere tutto in un banco di 30 cm di diametro su cui ci sono tutte le componenti ottiche. Questo non esiste, questo è come noi lo faremo, e io vi parlo di dove siamo nel fare questo esperimento. E la luce alla fine
passa attraverso una serie di scatole e scatolette e raggiunge la massa di prova, l'equivalente dello specchio di Lago, che è una massa di oro platino che sta dentro il satellite. È anche divertente come è fatta l'orbita di questi tre satelliti. In realtà potete mettere questi tre satelliti su tre orbite indipendenti, ellittiche intorno al Sole, e se le inclinate un pochino, le ritardate un pochino, i satelliti continuano ad andare formando un triangolo per sempre che gira intorno al Sole, e questo è molto utile perché riesce anche a individuare la direzione da cui viene l'onda e a diciamo, identificare la sorgente da cui l'onda gravitazionale arriva. Dunque, dicevo, LIGO sono onde frazioni che durano, che oscillano in frazioni di secondo, LISA sono onde che oscillano in tempi di ore, e ore vuol dire oggetti molto grandi, cioè le sorgenti a cui mira una missione come LISA, mentre le sorgenti che ha visto LIGO sono per esempio due buchi neri di 30 volte la massa solare, qui parliamo di sorgenti che sono milioni di volte la massa solare. E diciamo, lento vuol dire anche sorgente a grande distanza, ma io non ho il tempo di parlare di questo, vi parlo solo di un esempio di sorgente per LISA. Allora, quello che vedete lì non è un film, sono fotografie del centro della nostra galassia fatte a mesi di distanza l'una dall'altra e montate in animazione. Quello che vedete nell'ingrandimento è che le stelle, ci sono due o tre stelle, che fanno orbite ellittiche strette in meno di 10 anni, cioè meno del periodo di evoluzione di Giove, intorno a un oggetto che non si vede. Se vi calcolate quant'è la massa di questo oggetto, sono circa 2 milioni di volte la massa del Sole. Questo è il buco nero che sta comodamente seduto al centro della nostra galassia. Oggi sappiamo che tutte le galassie portano un buco nero al centro, e sappiamo anche che le galassie si scontrano. Questa è un'animazione fatta dall'Hubble Space Telescope per dimostrarvi che queste fotografie sono solo snapshot, sono fotogrammi della collisione di due galassie. Quindi se due galassie con i loro buchi neri si scontrano, i due buchi neri formano una coppia di buchi neri come quelli di LIGO, solo che questi sono milioni di volte, anche miliardi di volte la massa solare, alla fine si immergono in un unico buco nero, e nel fare questo emettono più energia sotto forma di onde gravitazionali di tutta l'energia luminosa emessa da tutto l'universo nello stesso tempo. Questo per darvi la scala di energia coinvolta in questi cataclismi. E quindi ovviamente tutti vogliono andare a costruire un rivelatore che veda questi oggetti, anche perché i segnali sono così, gli oggetti sono così grandi, i segnali sono così intensi, che un sistema di due buchi neri di un milione di massa solare da LISA sarebbe visibile con questa pulizia, non questa cosa qui, ma questa pulizia, a questa volta a 13 miliardi di anni luce fa, cioè quest'onda partita a 13 miliardi di anni luce 13 miliardi di anni fa, cioè partita praticamente dall'inizio dell'universo, ecco perché io ho il titolo composto L'alba dell'universo, sta ancora lì che aspetta di essere vista, di essere rivelata, e quindi si può fare la stratigrafia dell'universo vedendo le galassie immergersi attraverso le onde gravitazionali in tutta la storia dell'universo. Bene, fine della scienza. Adesso andiamo alla tecnologia. Allora, l'onda gravitazionale si vede perché agita due masse lontane. Le mettete in caduta libera nello spazio e loro si agitano. Però non è mica l'unica cosa che può agitare le masse lontane. In questa patetica animazione, per esempio, le masse vengono messe nello stesso moto dalle collisioni con delle particelle, per esempio, di gas che le urtino. Quindi se voi volete vedere le onde gravitazionali, dovete spegnere qualunque disturbo che agita le masse e simula l'effetto delle onde gravitazionali. Questo è il mestiere difficile. Questa cosa va fatta, le forze che agitano le masse, va fatta circa... andava fatta circa 10.000 volte meglio di qualunque cosa sia stata dimostrata nello spazio. E questo è un problema tecnologico, per cui quando siamo andati a proporre LISA all'Agenzia Spaziale Europea, alla NASA, ci hanno detto: che bella idea, fantastica, ma funziona? Volessimo fare una prova? Fortunatamente, per dimostrare che le due masse in assenza di onde gravitazionali stanno ferme e non vengono agitate da niente, non c'è bisogno di metterla a molti milioni di chilometri di distanza, si possono mettere anche vicino. E quindi, nonostante che noi dobbiamo dimostrare qualcosa che è, come dicevo prima, 10.000 volte meglio, queste sono quelle scale dove ogni tacca si scende di un fattore 10, si va 10 volte meglio, anche se noi dobbiamo colmare uno spazio che è un miglioramento di un fattore 10.000, lo possiamo fare usando due masse che sono molto vicine e infilate in un unico satellite. L'idea di questo test per dimostrare la possibilità della caduta libera come la voleva Einstein, cioè perfetta, senza forza che spostano le masse,
Lei si è comprata l'idea e ha fatto una missione che si chiama Lisa Pathfinder, di cui parlava il dottor Yuppa. Che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, perché se siete troppo vicini alla Terra i disturbi sono sicuramente troppo grandi, quindi bisogna andare lontano dalla Terra. Abbiamo preso due masse in caduta libera, che vedete qui, due cubi di oro platino a 38 cm di distanza l'uno dall'altro, abbiamo messo in mezzo il misuratore laser della polizia, che misura la velocità relativa fra le due masse, e ci siamo messi a dimostrare che queste cose sono veramente ferme una rispetto all'altra, la cosa più ferma dell'universo, hanno giustamente detto una volta che la missione ha volato. E potete notare, ci sono molte cose, le masse sono piene di pezzi di tecnologia di cui non vi parlo, diciamo, sono chiuse dentro un satellite, ci sono i famosi razzetti che sparano per tenere il satellite lontano dalle masse, in modo che le masse, pur stando libere senza toccare niente all'interno del satellite, non vanno mai a sbattere sulle pareti, perché io muovo il satellite per non farle sbattere sulle pareti. Se volete vedere l'hardware, ormai lo potete vedere solo in un film, perché l'hardware è lassù, a 1,5 milioni di chilometri. Queste sono le masse, però scusate, questa era la massa di prova, sono tornato troppo indietro. Oro platino, molto puro, molto non magnetico, eccetera, è montato in questa scatoletta, non è appoggiato a una scatoletta, quando vola ci sono millimetri da tutti i lati della scatoletta, la massa vola libera, sono alla fine è anche lo specchio di un interferometro, quindi tutto deve essere allineato con precisioni di milionesimo di metro, i famosi micron, lo vedete qui assemblato al Carlo Gavazzi di Milano, che è, questo è il contributo italiano, in particolare tecnologico, alla missione. L'interferometro laser, perdon, mi è sfuggito un colpo, l'interferometro laser pure è un gioiello, è una costruzione fatta con una tecnica in cui i pezzi di vetro vengono aggiuntati mettendoci della soda caustica in mezzo, si riforma il vetro, per cui queste strutture complesse hanno le stesse proprietà meccaniche come se le avesse scavate nel pieno, una tecnologia piuttosto sofisticata che richiede molto lavoro, anche questa è roba allineata a livelli di micro, un gioiello, ha funzionato meravigliosamente, e qui vedete il sistema assemblato, cioè qua dentro queste complicatissime scatole, qua dentro nel profondo c'è una massa di prova, qua dentro c'è un'altra, in mezzo c'è il banco ottico, c'è una struttura di vetro che mantiene tutto per dare grande stabilità. Questi due filmetti che vi mando in parallelo, se no mi mangio tutti i 20 minuti, sono il sistema mentre viene assemblato nel satellite, che lo vedete qua sopra, e qui è il satellite che viene montato sul suo modulo di propulsione che serve ad arrivare a quel punto a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, mentre viene assemblato a Kourou, nella Guyana francese, sul razzo Vega, un altro prodotto italiano, anche se commercializzato da Arianespace. Abbiamo lanciato alle 4.04 GMT del 3 dicembre del 2015, abbiamo lanciato, io pianto, ti devo dire, dopo 15 anni di lavoro. Abbiamo cominciato le operazioni scientifiche, che sono una serie di esperimenti tutti sofisticati per dimostrare che i disturbi sono quelli che devono essere, e già a giugno eravamo in grado di pubblicare i primi risultati, dimostrando che non solo, e adesso ve ne parlo, che non solo avevamo ottenuto i requisiti, ma avevamo superato quello che c'era richiesto di fare, e siamo stati così bravi che ci hanno detto: beh, andate avanti a fare esperimenti e conferme, eccetera, fino a giugno di quest'anno, quindi siamo ancora in pieno funzionamento. E cosa abbiamo ottenuto? Allora, questa adesso vi devo andare un po'. Questo è un grafico di rumore, cioè più siete bassi, meglio è, perché meno il rumore. Quindi più siete alti, peggio è, c'è più rumore. Quindi per fare LISA bisogna stare sotto questa linea gialla. Per darvi un'idea, questo numero qui, questo è un rumore in accelerazione, cioè accelerazione delle masse. Questo numero qui è un milionesimo di miliardesimo dell'accelerazione di gravità, cioè dell'accelerazione che la gravità terrestre dà a questo telecomando, se lo lascio cadere. Questo è uno, quello è un milionesimo di miliardesimo. E questa è una di quelle scale dove una tacca vuol dire 10 volte peggio se andate in su e 10 volte meglio se andate in giù. Ok? Allora, e la scala dei tempi, questa è la frequenza, che è l'inverso del tempo, ma insomma questo vuol dire disturbi che durano un giorno, che oscillano in un giorno, questo vuol dire disturbi che oscillano in un'ora e così.
siccome fare proprio quello di cui ha bisogno l'osservatorio è costoso, ci hanno detto: beh, sentite, se andate entro un fattore 10 siamo felici, va bene? Perché poi il resto ci calcoliamo cosa dobbiamo fare per migliorare, eccetera, eccetera. Quindi in realtà, anche se l'ISA funziona, se il rumore è sotto questo, loro erano poter, abbiamo dovuto fare dei compromessi, il satellite è più rumoroso, eccetera. Le agenzie che ci hanno finanziato, ne parliamo dopo, del finanziamento, ci hanno detto: dovete stare sotto questi requisiti. Il primo marzo, che sono molto rilassati, va bene, non... Il primo marzo siamo andati in operazione e abbiamo visto subito che eravamo molto meglio dei requisiti. Questo ce lo aspettavamo, questo ce lo aspettavamo. Però abbiamo capito anche che cosa limitava il rumore, abbiamo fatto un po' di aggiusti, un po' di cose, e già ad aprile abbiamo ottenuto i dati che abbiamo pubblicato nel lavoro di giugno, che dice che praticamente siamo dove doveva essere l'ISA. Poi ci hanno detto: beh, continuate a lavorare, se siete così bravi continuate a lavorare. Beh, abbiamo capito che cos'era, per esempio il rumore in questa zona di frequenza sono proprio le molecole del gas che urtano contro il mare. Le molecoline del gas, piccole piccole, ce ne sono non tante perché l'oggetto è sottovuoto, ma ce n'è qualcuna, e le collisioni con le masse di prova agitano le due masse, e questo è quello che limita queste frequenze. Qua è tutta una serie di altre cose, campi magnetici, campi elettrici, non sto... Stiamo continuando a investigare, ne spieghiamo la metà, ma insomma siamo fiduciosi. Dopodiché ci hanno dato l'estensione, noi siamo, capendo che qual era la sorgente, siamo riusciti a migliorare le cose e oggi siamo ben oltre quello di cui ha bisogno di essere, quindi è fatta. E infatti, e questa è una trasparenza ovviamente presa da un'altra presentazione, dice: questo è un semaforo verde per l'ISA, ed è così tanto un semaforo verde che per fare l'ISA, l'ESA si programmava di cominciare le operazioni per fare l'ISA nel 2019, e invece il successo, la scoperta delle onde gravitazionali della Terra e il successo di questa missione dimostrativa ha fatto sì che l'ESA ha anticipato tutto di 2 anni, abbiamo già cominciato i lunghi studi industriali che servono a fare la definizione finale della missione, e potremmo riuscire, dal punto di vista tecnico, potremmo riuscire a lanciare questa missione, che è l'inaugurazione delle onde dell'astronomia gravitazionale allo spazio, fra soli 12 anni, che in una impresa spaziale è un attimo. Fra l'altro potrei essere vivo. Il che non è... Non ho finito. Cosa c'è dietro una scoperta? Questo è il project manager felice quando abbiamo rilasciato le masse di prova in orbita, perché le masse di prova vengono tenute ferme durante il lancio, sennò scassano tutto, no? E poi devono essere messe in caduta libera quando siete in orbita, e se non si staccano... E quindi lui era un po' nervoso, e questa è la ragione dei saltelli in loco. Quella è una persona serissima, non ride mai, ma una volta... Allora, cosa c'è dietro una scoperta? Beh, alcuni elementi. Molto lavoro e molto entusiasmo e molta tenacia, perché ci sono dei down, assolutamente down. Qualche buona idea, per esempio noi, la ragione per cui io faccio il principal investigator della missione è che, diciamo, il gruppo di Trento è abbastanza il depositario di questa tecnologia della caduta libera. Abbiamo cominciato a lavorare a questa tecnologia, come vedete il primo lavoro l'abbiamo pubblicato nel 2000, quindi, come diceva Roberto, la fine degli anni 90, e 20 anni di globalizzazione, di gioventù e di entusiasmo. Globalizzazione e gioventù sono due elementi essenziali. Questa è la prima oscillazione di un pendolo di torsione che abbiamo fatto, che è stato, non posso raccontarvi, ma è stato un grande passo in avanti, e Rita Dolesi tiene il calendario ottobre 2002. E fra l'altro, e qua parlo ai fisici, con questa strumentazione di laboratorio, mentre ci preparavamo a fare la missione, abbiamo pubblicato un sacco di lavori su fenomeni fisici che disturbano la caduta libera, che non erano conosciuti, e la grande missione che sta sullo sfondo fa da drive, fa da motrice a una serie di altri studi che fanno comunque avanzare la conoscenza del campo. Per i fisici questo è un giornale piuttosto buono, con un altro fattore di impatto. E credo che sia un caso unico, ma il senso di amicizia e della collaborazione, che è arrivata ad essere alcune centinaia di persone, se non 1000, è sempre stato fortissimo. Pochi fidano nella collaborazione, e questo è stato un piacere veramente per me. Io mi considero un uomo fortunatissimo, perché è stato un privilegio lavorare con questa gente, e ovviamente qualche soldino e un po' di enti industriali, agenzie spaziali, eccetera, eccetera. Ecco,
e diciamo il piacere di aver detto ok, adesso si va con l'osservatorio. 15 minuti? Perfetto, grazie, grazie. Teniamo le domande. Prego. Allora, il microfono, ma devo avere... Ah, mi dai tu quello. È ancora su, sì. Adesso. C'è il puntatore? Il mio. Se mi permette di darmelo, ah, per questo bottone. Caduta libera. Grazie. Caduta libera. Beh, intanto grazie agli organizzatori per l'invito, mi danno l'occasione di fare un giro, insomma, da Ginevra, venire qua a spiegare un po' cosa facciamo, perché noi siamo un po' l'altra faccia delle medaglie rispetto a quella che ha illustrato il professor Vitale. Facciamo dei tunnel, delle gallerie, quindi siamo un po' come delle talpe, però andando sottoterra abbiamo un po' la pretesa di gettare luce appunto su alcuni dei misteri dell'universo. Questa slide l'ho fatta fare proprio per cercare di dare questa idea. No, cosa ho fatto? Ah no, ho capito, ho messo in azione questo, vado a mano, non so se ho dimenticato. Ho staccato il ricevitore. Allora, la domanda era oggi, però io ho pensato, ma come si fa a capire l'oggi se non si parte un attimino da dove siamo partiti? Allora, perché partire Galileo? Boh, perché fa sempre bene partire da Galileo, è il padre della scienza moderna, è italiano, uno vuole dire così, ma in realtà c'è un altro motivo perché mi interessa. Perché vedete, Galileo è stato veramente grande in tutti i campi, era un teorico, era uno sperimentale, era un tecnologo, io sono un po' un tecnologo, sono uno strumentista, quello che si chiamano i fisici strumentisti, essenzialmente mi occupo dello strumento e così chiama. E secondo me, grazie allo strumento che inventò, perché perfezionò, ma lo rese un gioco di lenti uno strumento scientifico, perché fece un gesto culturale fondamentale. Le lenti che già esistevano, tra l'altro non inventate in Olanda ma in Italia, non siamo persi queste piccole amenità, lui lo rese uno strumento scientifico, fece un gesto culturale, lo puntò verso il cielo, quindi non solo per un utilizzo pratico, e lui, ecco, io non sono molto d'accordo con quello che è stato detto dai precedenti relatori che avevano riportato Hume. È vero, ci sono delle scoperte che nascono anche per scopi pratici, ma ci sono delle scoperte qui, proprio anche come strumentista lo difendo, che nascono dal fatto che la realtà è interessante, la realtà ci interessa, ci attrae, ci interessa e vogliamo scoprire, indipendente dall'utilizzo, che poi anche un grosso utilizzo vi farò vedere o posso far vedere quelle del CERN. E lui fece un gesto fondamentale e lo portò verso il cielo. Lui pensava di scoprire due cose, essenzialmente vedere più stelle, aveva l'idea che raccogliendo più luce avrebbe visto molto di più, quindi questo ce l'aveva, avrebbe visto stelle che capiva che erano, non avrebbe visto a occhio nudo, e soprattutto voleva vedere la Luna, cosa che fece, diede il nome a tutti i mari, dei crateri della Luna, ancora adesso li chiamiamo dopo Galileo, ma fece soprattutto la cosa per cui quando l'abbiamo festeggiato i 400 anni nel 2010 sono andato a vedermi il brogliaccio, no? Non lontano da qui a Padova, lui osservava, alla fine tra il 1609 e il gennaio 1610 fece alcune osservazioni fondamentali che lo portarono a pubblicare forse qualche il primo instant book della storia scientifica, perché pensate, in due mesi era su tutti i tavoli di tutti gli scienziati da loro, in due mesi solamente, il Sidereus Nuncius, no? In cui lui annuncia che ha scoperto dei nuovi pianeti. E lui è commovente vedere il brogliaccio delle sue appunti allora, perché si è visto proprio che dopo un po' qualche sera lui è passato dal volgare, quindi dall'italiano, al latino, che era l'inglese da allora, perché così fece la pubblicazione prima, letteralmente si era messo a riprendere appunti in latino, cosa che ovviamente maneggiava perfettamente, si dice come quei tempi. Però la cosa interessante è questo: lui ha potuto scrivere nel suo resoconto, ho visto cose mai visto prima. Cos'è che ha visto che non ha visto prima? Perché che vedeva più stelle, si immaginava, e ha visto che delle cose nel cielo, nel
nell'empirio che doveva essere immutabile delle stelle fisse qualcosa si muoveva, che erano quelle che lui chiamava i pianeti medici, quelle che chiamiamo adesso le lune di Giove. La cosa fondamentale è che lui ci ha conquistato il mondo in un certo senso, non più all'osservazione scientifica che c'è da sempre, ma al fatto che era il luogo del divenire. Quindi adesso poi abbiamo il bellissimo continuazione del telescopio di Galileo, che appunto che sarà LISA, adesso per ora è LIGO o diciamo quello italiano, però sarà certamente LISA. Quindi lui ha visto qualcosa al di là che non si aspettava, ma l'ha visto perché cercava. Questa è l'origine della scoperta. Lui cercava, molto spesso la realtà eccede quello che fa, però devi cercare, se non cerchi è difficile trovare. Poi la realtà eccede, lui si aspettava di vedere tante cose e non si aspettava di vedere, appunto, tant'è ora che è il motivo per cui ho scritto questo libro e li ha dedicati ai medici, e che lui sperava di diventare il premio Nobel dell'ora, che era matematico a Firenze, che allora era il massimo, e difatti lo tenne, poi andò via da Padova, andando via dalla Serenissimo, che in fondo l'aveva finanziato, ha preferito i soldi e la gloria a Firenze, e diventato matematico di corte Firenze. Scusate, giusto, devo andare avanti, qui sono abituato. Allora, facciamo un salto di 100 anni, andiamo a Manchester. Per i giovani a Manchester non c'è solo il Manchester United e il Manchester City, che pure sono due realtà importanti del mondo moderno, perché non si interessa di calcio, sono due tra le squadre più forti di football. Così, allora era una frontiera, un po' il CERN allora, in un certo senso, perché difatti, vedete, questo signore si chiama Rutherford, era già premio Nobel per la chimica, ma nessuno è perfetto, premio Nobel per la chimica, fu comprato dall'Università di Manchester, come si compravano i giocatori, e allora adesso comprano i giocatori, allora comprava, spendendo i soldi nei premi Nobel, perché era un'unità importante, voleva avere uno dei numeri uno nella ricerca di fisica e chimica nucleare. Lo vedete qui con Geiger, tedesco, e c'era un altro allievo, Mansfield, e questo qua è Geiger e Mansfield, cioè i due allievi, fece un esperimento importante, perché lo cito, per chi adesso fa fisica, lui è il padre dell'atomo di Rutherford, anzi di Rutherford-Bohr, come si dirà poi. Però la cosa interessante è che lui fece fare ai suoi due studenti, Geiger e Mansfield, un esperimento, e continuò a ripeterlo per 2 anni, che per quei tempi era tantissimo, fin quando solamente nel 1913 si decise a pubblicare il risultato dell'esperimento. Perché? Tra l'altro un esperimento cui non diedero il premio Nobel, ingiustamente, forse alla base della fisica moderna, uno degli esperimenti più importanti, perché è un esperimento con cui stabilì, diciamo, che l'atomo era una cosa dura, al centro carica positivamente, con attorno una nuvola di elettroni. Poi ovviamente il modello è stato molto raffinato, eccetera. Perché ci mise 2 anni? Lui, che pure era un padre della scienza, quindi poteva scrivere già quel che voleva, era già diventato forse lo scienziato più importante per certi aspetti, era anche potente, era uno di quelli che non solo era uno scienziato, era anche un catturatore di finanziamenti, quindi era anche potente per quello, eccetera. Era uno sperimentalato da un certo punto di vista, però capacissimo di ottenere finanziamenti. Ci mise 2 anni, perché quello che lui pubblicava doveva ammettere che contraddiceva 2 cose fondamentali che si sapevano fino allora. Non sto qui a farvela lunga, le cariche elettriche non potevano girare intorno all'atomo senza perdere energia, e in più, se tutta la carica era concentrata al centro, come si faceva a tenere insieme? La cosa interessante è che lui, proprio lo si vede proprio dai suoi appunti, si decise a pubblicarlo disperato, perché continua a dire: non può essere che l'atomo è fatto in questa maniera, che, ripeto, le cariche negative non possono girare semplicemente attorno al nucleo. Avrebbero dovuto decadere di energia, perdere energia e caderci su, per le leggi dell'elettromagnetismo, come si sapevano allora e che sono vere pure, eccetera. E seconda cosa, appunto, le cariche positive non potevano stare tutte assieme, sarebbero esplose. Pensate, Bohr gli ha risolto 2 anni dopo il problema, tant'è vero che giustamente chiamiamo l'atomo di Rutherford-Bohr, e grazie alla meccanica quantistica. L'altro problema l'ha risolto lui stesso con Cernich, lui molto generoso, lasciava sempre prendere i primi Nobel ai suoi allievi, però lui ha dietro un contributo fondamentale con la scoperta del neutrone. Ma quello che voglio dire è che lui si è arreso all'evidenza del suo esperimento, gliel'ha fatto fare 2 anni a Geiger e Mansfield, e a furia, ottenendo sempre gli stessi risultati, perfezionando, l'ha pubblicato la comunità scientifica dicendo: vi propongo questo, lo so che è contrario alle regole che ci sono adesso, ma se non dico questo non so spiegare un pezzo di realtà importante che è quello del mio esperimento. La realtà non l'ho capita, davvero non fu dato premio Nobel, si capì molto dopo l'importanza, penso sia in realtà è la base della teoria atomica della materia, quindi forse è una delle cose più importanti nel
cose dell'avventura scientifica. Un'altra, scusate, qui metto una piccola cosa, io sono un esperto di superconduttività applicata, che la applico ai grandi acceleratori, metto qui lo scienziato, vedete Carmelin Onnes, che ha scoperto la superconduttività. Lo faccio vedere qui, vicino un altro grande scienziato, tutti e due premi Nobel, questo qui è Van der Waals. Vedete, sono due scienziati olandesi, mi piace farlo vedere perché vedete, questo è lo scienziato teorico, vedete, classico teorico, un po' ieratico, eccetera, e l'altro lo sperimentale, quasi, lo faccio vedere, commoventemente abbracciato al suo criostato, al suo dispositivo che ha fatto, con cui ha liquefatto l'elio e quindi poi ha scoperto la superconduttività. E la cosa interessante è questa, sarebbe interessante vedere come lui è arrivato alla scoperta, che non è molto dissimile a quello di oggi. Pensate, lui accettò, quando fu chiamato a Leiden, per 10 anni non ha pubblicato un articolo. E in compenso, perché lui era convinto che per riuscire a fare quel che voleva, doveva fare un percorso molto lungo e prepararsi l'attrezzatura, per questo lo considero un po' il nume tutelare degli strumentisti. Non ha pubblicato un articolo, in compenso, pensate, ha fondato una scuola, che c'è ancora, di tecnici, perché per fare questi strumenti con i Dewar che riuscissero a tenere il freddo, allora le tecnologie erano molto meno avanzate da adesso, era difficilissimo tenere il freddo, come facevano questi liquidi freddi, evaporavano, eccetera, ha fatto una scuola di tecnici, pensate, ha fondato e ha addestrato i tecnici che gli hanno fatto i suoi strumenti, quindi una storia veramente esemplare. Non so se adesso l'università italiana nel mondo uno potrebbe non pubblicare per 10 anni, probabilmente no, insegnate di me, ma così, però lo fece e fu premiato perché scoprì la superconduttività. La cosa interessante è questo, non lo sto a fare lunga, lui in realtà lo fece per dimostrare una certa teoria, perché era convinto una certa teoria in cui sostanzialmente la resistenza discendeva in maniera dolce fino a zero, e trovò inaspettatamente invece quella che si chiama una transizione di fase, assolutamente inaspettatamente, tant'è vero che la trovò dopo. E la cosa interessante è questo, che allora molte volte nei libri si dice che l'ha trovata per caso, non è vero che l'ha trovata per caso, è un po' come Galileo, di nuovo la realtà eccede quello che cerchi, è molto più ricca di quello che cerchi, ma lui cercava, quindi mi sembra che una delle prime connotazioni per trovare, appunto per fare una scoperta, è quello del cercare, di avere perlomeno gli occhi aperti. Questo qui non è banale. Io mi ricordo sempre, quando ero giovane, che allora mi dedicavo un po' di più di storia della scienza, proprio io sono un elettromagnetista, quindi di aver letto e sentito chi ha fatto ricerche, che il professor Ampère, che è uno dei padri dell'elettromagnetismo, ma in realtà osservò il fenomeno poi visto da Faraday, ve lo dico per i non praticanti di fisica, che sono le correnti indotte, che sono quelle che stanno alla base poi della produzione di energia elettrica, le vide ma letteralmente non ci credette, quindi pensava fosse un errore sperimentale, l'ha abbandonato. 20 anni dopo Faraday appunto si guadagnò il padre veramente dell'elettromagnetismo grazie a quello. Comunque, allora, adesso cosa facciamo noi al CERN di Ginevra? Vedete, il professor Vitale ha illustrato in maniera magnifica la ricerca dell'uomo che va verso l'infinitamente grande, l'infinitamente distante. Appunto, cosa ha parlato? Di 1 miliardo di masse solari, una cosa enorme, è una concentrazione di energia enorme, distante, miliardi di anni luce, eccetera. Sono gli eredi di Galileo, non c'è il senso dire tutti siamo eredi di Galileo, ma diretti, vanno appunto utilizzando i telescopi ottici, radiotelescopi, adesso dobbiamo aggiungersi, anzi lo farò aggiungere a sé, i telescopi, diciamo, onde gravitazionali, con un altro tipo di luce, un altro modo di vedere. Significativamente i microscopi sono stati scoperti poco dopo l'invenzione di Galileo. Ed è l'altra strada, vai a vedere sempre più il piccolo, ma negli acceleratori non solo andiamo a vedere verso il piccolo, andiamo a vedere verso il piccolissimo con una luce diversa, perché letteralmente usiamo la luce della meccanica quantistica. Gli acceleratori sono, diciamo, degli strumenti, per vedere ci vuole una luce, sempre, in qualche maniera ci vuole una luce, noi usiamo la luce ottica, la luce visibile, che è meravigliosa, è meno di 1 micron, e grazie al fatto che è meno di 1 micron possiamo, la lunghezza d'onda della luce, no? La lunghezza d'onda è, per chi non fa il fisico, è la distanza di un'onda, la distanza fra due creste. Le onde del mare hanno una lunghezza d'onda di, non so, 10 metri, 20 metri al secondo, e sei limitato dalla lunghezza d'onda, non puoi vedere cose più fini della lunghezza d'onda
dalla lunghezza d'onda che utilizzi. In realtà puoi andare un po' al di là con certi trucchi. E grosso modo, noi possiamo, con gli strumenti ottici, possiamo vedere fino al micron, un milionesimo di millimetro, un po' meglio, ma diciamo così. Da circa 50 anni gli scienziati utilizzano delle onde più corte, per esempio i raggi X, o le onde associate agli elettroni della meccanica quantistica, che ci ha scoperto, che ci ha dato De Broglie, e grazie a questo si può scendere fino al picometro, picometro vuol dire un miliardesimo, grazie al fatto che possiamo, scusate, non il picometro, il nanometro, nanometro, possiamo, vuol dire un miliardesimo, grazie al fatto che possiamo vedere, possiamo anche utilizzare, possiamo manipolare, nanotecnologie, sono sicuro che questo nome, parola nanotecnologia vi dice qualcosa. Da circa 40 anni possiamo vedere gli atomi, quindi possiamo manipolarli, la nostra vita è invasa dalle nanotecnologie, con le nanotecnologie viene costruito questo oggetto, il telefonino, vengono costruite, fatte le nostre medicine, oramai le medicine con cui ci curiamo, eccetera. La cosa fantastica è che un acceleratore di particelle spinto come l'LHC, Large Hadron Collider, utilizzando la stessa relazione, letteralmente utilizziamo la lunghezza d'onda associata alle particelle, lunghezza d'onda che diventa in realtà più piccola di questa, 10 a meno 18 metri, possiamo vedere un miliardesimo di metro, il nano nanometro, quindi prendiamo le nanotecnologie, le dividiamo ancora per un miliardo, vediamo così tanto piccolo, quindi possiamo veramente andare nella natura fino al suo estremo. In realtà abbiamo visto 20 volte meglio di questo. Noi sappiamo oggi che i quark sono point like, come si dice in inglese, sono un punto senza dimensione fino al livello di 50 volte 10 alla meno 21 metri, 50 zettometri, quindi piccolissimi. E la cosa interessante, e qui mi ricollego un po' alla bellissima questione del professor Vitale, è questo, che andando indietro nel tempo, per un fenomeno che adesso sto a dire, per andare così piccolo bisogna concentrare l'energia, ricreiamo condizioni che esistevano solamente all'inizio, condizioni di densità di energia che esistevano solamente all'inizio del Big Bang. Al CERN molto spesso si dice il CERN riproduce il Big Bang. No, non è che riproduciamo il Big Bang, ma riproduciamo alcune condizioni che esistevano letteralmente di quanto andiamo vicino al Big Bang. E beh, questo è lo del messo per i fisici, quindi è un'equazione abbastanza semplice. Se qui ci mettiamo dentro 1000 GeV dell'LHC, vediamo che diventa un milionesimo di microsecondo. Quindi un picco, se riproduciamo condizioni di densità di energia che c'erano solamente un picco secondo dopo, grosso modo, anzi un millesimo di picco secondo dopo l'inizio dell'universo. Quindi possiamo veramente indagare veramente indietro nel tempo. E in conclusione, come facciamo? Qui lo dico, qual è il nostro strumento? Il nostro strumento è l'acceleratore, è l'insieme dell'acceleratore e dei rivelatori di particelle. Concentriamo l'energia sulle particelle, uno potrebbe dire le accelero, il nome acceleratore è probabilmente sbagliato. Pensate, in LHC le particelle entrano che sono già alla velocità della luce. Adesso giustamente qualcuno solleva, come non si può arrivare alla velocità della luce? È vero, ma siamo già, entriamo a 99,99% della velocità della luce. Aumentiamo di pochissimo, andiamo un po' più vicino, ma il delta V che diamo è ridicolo, l'accelerazione è minima. In realtà le facciamo diventare, le massifichiamo, si vedrebbe così. La cosa giusta da dire è che aumenta la quantità di moto, ma è come se gli dessimo più massa, letteralmente. Le aumentiamo la massa, la cosa giusta da dire è che aumentiamo la quantità di moto, l'energia, e concentriamo quindi l'energia e facendole scontrare, ricreiamo queste condizioni che erano vicine al Big Bang. Il problema, come sempre, per vedere, è una cosa è avere la luce, ed è questa delle particelle che si scontrano, è letteralmente la luce della meccanica quantistica, ma il problema è che per vedere non basta mai la luce. Se senza luce non mi vedreste, ma anche con tutta la luce, senza gli occhi e la mente che ricostruisce le immagini, che non bastano gli occhi, e la mente che ricostruisce le immagini, non si vede. Questo qui lo chiamiamo detector, gli occhi che vedono. E quello che fa veramente ricostruire l'immagine è l'insieme delle teorie fisiche, quindi io chiamo il cervello distribuito di 10.000 fisici che letteralmente ricostruiscono l'immagine. Allora, in 50 anni di ricerca, allora vi illustro solo l'esempio del meccanismo della scoperta, in 50 anni, in 40 anni di ricerche, diciamo la fisica delle particelle ha costruito il modello standard. Possiamo dire che sappiamo come è fatto il mondo. Lo sappiamo, il mondo è fatto di queste 12 particelle che sono 6 quark e 6 leptoni, particelle in generale più leggere. A queste particelle occorre aggiungere le particelle
forza, le particelle che simbolizzano un po' il cemento, la colla che tiene assieme le particelle materia, diciamo così. Non per niente fuori da questo quadro la gravitazione, che è il grande enigma della fisica, riuscire a mettere insieme l'infinitamente piccolo con l'infinitamente grande, la meccanica quantistica con le gravitazioni, ma è così. Il problema è che si è capito subito, pensate, già all'inizio, quando ancora queste particelle ce n'erano quattro, più queste qui, che il tutto mancava di una cosa fondamentale, la comprensione dell'origine della massa. La massa, la gravità, senza la massa non c'è la gravità. Quando uno che va a scuola e studia fisica al liceo, il professore o la professoressa così dice, prima cosa, che c'è lo spazio e il tempo, che è come lo scenario in cui ci muoviamo, poi la prima proprietà che viene data è la massa. In qualche maniera senza massa non c'è niente. Non c'è niente, prima ancora la carica elettrica, eccetera, sono tutte ovviamente ugualmente importanti, eccetera. Allora, c'era una questione di capire qual era l'origine della massa, partendo dal fatto che c'è una differenza tra queste particelle, forza, come vengono chiamate, tra il fotone, la luce visibile che noi vediamo, e tra l'altro anche i gluoni, che so che è la luce che tiene assieme le particelle nucleari, che sono senza massa, e queste particelle che vedete chiamiamo bosoni, WZ, che sono stati i primi bosoni, le particelle bosoni di essere scoperte. Tra l'altro l'ha scoperto un italiano, il professor Rubbia, che ha avuto il premio Nobel immediatamente, anche qui di gran carriera, come appena l'ha scoperta, per aver dimostrato, perché l'idea c'era già allora, per aver dimostrato l'esistenza di questi WZ. Questa differenza di comportamento rispetto alla massa ha veramente aperto anche il vaso di Pandora. Ma che cos'è la massa? Perché questo comportamento? Perché se queste particelle sono tutte elementari dovrebbero avere più o meno lo stesso contenuto di densità di massa? Invece pensate, tra questa particella che è la più leggera, il neutrino E, e questa particella che è il quark top, c'è 100.000 miliardi il fattore, 100.000 miliardi volte più pesante il top quark rispetto al neutrino. Ma loro dicono non abbiamo capito niente, se sono così diverse e sono tutte elementari c'è qualcosa che ci sfugge. E difatti si è capito subito che questa vicenda della massa era fondamentale. La cosa incredibile è che all'inizio della storia tre scienziati, in realtà sei, ma diciamo tre, hanno dato una risposta. Uno è il professor Riggs, che è quello famosissimo, altri due, Braut e Englert, e altri tre, non mi ricordo tutti e tre i nomi, così, fin dall'inizio, nel 61. E solamente però una quindicina d'anni dopo si è capito che quella era la domanda chiave nella fisica del microcosmo, diciamo, della meccanica quantistica, la fisica delle particelle, per capire. Abbiamo fatto un'ipotesi che la massa non è una proprietà intrinseca, è una proprietà che è data da un campo, da un agente esterno, che è il campo D, che viene chiamato di Higgs. E da allora si è aperta la caccia, pensate, quindi qua questa scoperta del bosone di Higgs è una scoperta molto composita, perché l'idea è venuta a diversi scienziati, in realtà uno andando a vedere indietro gli elementi c'erano già quasi tutti, che man mano altri scienziati, Nambu che ha preso il premio Nobel per altri, ma Goldstone e altri, hanno dato tutte idee fondamentali, e alla fine a qualcuno è venuto il declic, scusate, non so se si capisce, ma è venuto gente l'idea di mettere assieme, indipendente, tra l'altro questi tre gruppi, perché tre gruppi l'hanno scoperto, indipendente. E allora la cosa interessante è questo, che fai un'organizzazione come il CERN, che è nata per studiare la fisica delle particelle, vedete, non è più una persona sola, siamo 2.400 di staff, 11.000 utilizzatori che vengono tutto il mondo a fare l'esperimento, è una macchina enorme per fare che cosa? Per 22 stati membri che si sono messi assieme, per spendere questi soldi, parlava appunto di cifre, il professor Vitale, senza soldi questa ricerca non si fa, si potrebbe magari essere più, vedete tra l'altro tantissimo in alta tecnologia, cioè, perché vedete più di metà sono stati spesi per i magneti superconduttori, di cui sono stato responsabile, questi sono i magneti superconduttori, occorre fare dei tunnel sottoterra, appunto questo qui di 27 chilometri, mettere dentro migliaia di pezzi di alta tecnologia, devono essere tutti uguali, una collaborazione internazionale, non si trova da soli neanche l'Europa, più da sola riesce più a fare, anche se il grosso dell'LHC è stato europeo, l'85% è europeo, però insomma ci sono chiaramente contributi fondamentali da vari pezzi del mondo,
appunto pezzi di tecnologie anche belle. Io il motivo per cui sono andato dall'Università di Milano al CER, perché avendo acquisito qualche competenza nel campo della superproprietà applicata, appunto mi hanno chiamato a costruire questo magnete, si chiama magnete di Pollo LHC, dove la superconduttività è concentrata in questa crosta, diciamo, gialla color bronzo, e tutto il resto è la parte, diciamo, meccanica e criogenica che tiene assieme il tutto per creare campi magnetici molto forti, quasi spaventosi, per poter riuscire a piegare le particelle cariche. Vedete, un progetto, vedete, arrivare a questa cosa qui è un progetto, 25 anni ci sono voluti fare l'LHC. Siamo partiti nell'85, ho cominciato a lavorare dall'Università di Milano sull'LHC nell'87, e nel 2001 mi hanno chiamato a costruire vero e proprio l'acceleratore, perché ero rimasto uno dei pochi, pur essendo da fuori un collaboratore esterno, uno dei pochi che avevo visto dall'inizio. Dall'inizio tutta la storia, vedete i vari paio, ero responsabile di questo magnete, che è stato il primo magnete superconduttore per LHC dimostrato e funzionante nel 94. Ma dal 94 la costruzione vera e propria dell'acceleratore è partita industriale nel 2001, e mi hanno chiamato per questo, per dirigere poi la costruzione. Siamo partiti, abbiamo avuto un grosso incidente, sicuramente i vostri professori se lo ricordano, perché è stato un incidente planetario, perché la partenza è stata planetaria, ma io ho imparato una cosa: i giornalisti si ricordano tutto, soprattutto quando le cose vanno male, per loro è come carne fresca l'incidente, è come veramente, sono venuti tutti a dirci, chiederci conto perché, ed è stata una cosa molto bella. E casomai se c'è poi domanda, perché ho visto che c'era una domanda anche sull'errore. Questo è l'occhio, vedete, non basta la macchina, ci vuole anche gli occhi per vedere quello che produciamo. Questa è la partenza, appunto Google che ci dedicò. Allora Google era molto severo, non cambiava mai il logo, adesso lo cambia sempre. Questa è stata una delle uniche due volte che ha cambiato il logo nei primi anni di vita Google. E qui abbiamo fatto un incidente che è costato veramente un anno e mezzo di lavoro per riparare, da cui pensavamo anche di non uscirne, e invece ne siamo usciti. Grazie al fatto, ecco, una delle cose, come dire, in un'avventura come questa, che porta alla scoperta di qualcosa, c'è una cosa fondamentale, già stata detta, questo è vitale, non posso che sottoscrivere 100%, che è il fatto di saper lavorare come squadra e il fatto di dar fiducia. È il fatto che gli errori si fanno, fai una cosa difficile e gli errori si fanno. Il punto è capire dagli errori come non ripeterli, come uscirne. E la prima cosa per uscirne, io ho trovato sempre a dar fiducia nelle persone, anche quando sbagliano. Ma io la cosa che ho capito personalmente nella dinamica, dovendo gestire questo errore, ho ripensato un pochettino di più la dinamica della mia famiglia. Allora avevo figli giovani, e ho saputo guardarli in una maniera diversa, con meno pretesa e più tensione ad aiutarli. Capire, perché è la maniera giusta, ed è la maniera giusta per ottenere il massimo anche dei collaboratori, questo qui io trovo. E questo qui, ecco, mi arresto con questa immagine, perché vedete, questa qui l'ho fatta vedere a Trento, ero venuto a parlare qui, invitato da un professore di scuola media, ho tenuto una conferenza cittadina, e nel marzo 2012 avevo fatto vedere questo, ecco l'X probabilmente. Vedete queste quattro tracce? In realtà non è l'X, ma sono particelle che chiamiamo muoni, elettroni pesanti, che vengono dai bosoni che ha scoperto il professor Rubbia, si chiamano Z, particelle Z, che a loro volta vengono dall'X. Uno dice, ma perché non puoi osservare l'X? Perché voi capite, vedere l'X è come cercare di capire chi era vostro nonno interrogando voi, ci sono in mezzo due generazioni, non lo vedi direttamente lì. Uno dice, perché non lo puoi vedere direttamente? Beh, l'X, pensate, vive un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo, un poco di più in realtà, non 10 alla meno 27, 10 alla meno 26 secondi, un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo, e poi decade, quindi muore, sparisce, si trasmuta ovviamente, questo che vuol dire decadere, e quindi non lo posso osservare direttamente. La nostra è una conoscenza altamente indiretta, quindi perché si diceva probabilmente? Perché questa immagine aveva la probabilità all'1% di essere sbagliata. Allora all'1% noi giocheremmo i soldi all'otto, penso, o meno, o comunque faremmo uno schema, sì, la probabilità di vincere all'1%, tac tac, così di giocate molto di sicuro vinco. In fisica delle particelle, in fisica generale no, devi essere sicuro molto di più. La conferma è arrivata in luglio, perché dall'1% che c'era siamo arrivati in una parte per milione, quella che si chiama 5 sigma. Ecco, io voglio sottolineare una cosa: nella scoperta c'è l'aspetto dell'intuizione, pensate che lì è l'intuizione eccetera, però poi c'è l'aspetto del percorrere una lunga strada, mi ritrovo pienamente quello che è stato detto prima, l'aspetto della strada, della perseveranza, quindi della tenacia, e del sapere anche accogliere gli errori che si fanno, i momenti quindi di delusione, è fondamentale nella ricerca scientifica. Non c'è solo la brillante intuizione, c'è veramente la lunga strada che ci porta verso qualcosa di nuovo e che ci eccede in generale.
Il premio Nobel è arrivato subito dopo, nel 2013, siccome sicuramente arriverà quello delle onde gravitazionali. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Grazie tante per la serietà con cui avete risposto alle domande che i ragazzi dell'associazione vi hanno posto. Dunque, adesso c'è un momento di domande, appunto. Ce ne sono quattro, la cui importanza a mio avviso è tale da averle messe in scaletta. Sono domande che sono state formulate anche sulla base di quello che è uscito nei precedenti incontri. E credo di far bene a leggerle per come sono state formulate. Allora, la prima l'hai chiamata, Lucio, quindi adesso te la pongo. Nella vostra esperienza, come valutate l'incidenza dell'errore? Hai detto che avevi notato questa domanda. Questo che magari c'è un microfono. Beh, io faccio un esempio. Allora, cos'è successo lì, quello che ho fatto vedere, nella slide che ho fatto vedere? È successo che una connessione tra magneti ha bruciata. Allora, la cosa che posso dire, solamente questo, a parte che è meglio non farlo, nessuno può fare l'elogio all'errore, ma il fatto, se capita, il problema è imparare anche da quello, non rimuoverlo. A me è capitato, c'è stata una polemica tra me e alcuni responsabili del CERN, perché in un'intervista a Nacho l'ho detto, va bene, sbagliando si impara, ci rifaremo che di questo e lo faremo meglio. È stato rimproverato da qualcuno, da altri no, ma da qualcuno, incluso il direttore generale, dicendo no, non bisogna mai dire che si è sbagliato, perché poi il CERN è una grossa organizzazione, quindi ha la tendenza un po' delle corporate americane, chiudersi a riccio, eccetera. Invece, appunto, l'ufficio comunicazione mi ha alloggiato. Allora, perché abbiamo imparato? Perché, ad esempio, se noi avessimo solo cercato di riparare l'errore, avremmo riparato l'errore, che ci sarebbe partito, avremmo scoperto il bisogno di X, ma ci saremmo ritrovati con la macchina più debole. Invece io posso dire, proprio per quell'atteggiamento che vi ho detto, fermi tutti, cerchiamo di capire e andare a fondo, e cerchiamo di far lavorare la gente che era nel tunnel e che ha fatto l'errore, perché c'è successo un errore, una connessione è stata malfatta. Avendo fatto questo lavoro abbiamo capito che non è che solamente qualcuno ha fatto un errore umano che ci sta, che anche noi progettisti, noi designer abbiamo fatto un errore fondamentale, che è quello di disegnare una cosa che era in un certo senso, che funzionava solamente se era eseguita in maniera perfetta, quindi non tenendo conto del fattore umano. Quando una cosa devi fare 20.000 volte, come queste congiunzioni, che pure sono molto delicate, ci devono passare dentro 15.000 ampere, devi rimanere a bassi, sei freddissimo, quindi. Però il problema è che invece devi fare un design che possa accomodare l'errore umano. Poche parole, avere un punto di stabilità largo, si direbbe in fisica, e non un piccolo punto che se appena vai fuori dal punto di stabilità scollini, vai giù per la collina e sei rovinato. Questa roba qui ci ha fatto veramente capire che avevamo fatto un errore di design, per cui 2 anni fa abbiamo fatto una riparazione di tutta l'LHC preventiva, senza che sia poi successo niente, e adesso il nostro acceleratore è più robusto e può andare effettivamente adesso anche di là per quello che è stato progettato. Grazie. Seconda domanda, professor Vitale. Dunque, soprattutto nel primo incontro, noi abbiamo avuto, insomma, per taluni versi, presagi lugubri circa il panorama scientifico odierno, no? Paragonato alla rivoluzione scientifica ellenistica. Riconoscete segnali di una crisi scientifica più o meno imminente? O pensate che lo sviluppo scientifico sia inarrestabile, soprattutto rispetto alla luminescenza di certe slide, insomma? Diceva Neil Wolf, le previsioni sono molto difficili, soprattutto se riguardano il futuro. No, io non la vedo una crisi scientifica, vedo sempre l'ansietà degli scienziati che hanno avuto una certa formazione nel vedere il panorama scientifico cambiare. E per i fisici la fisica è al centro dell'universo, non lo è più. La biologia diventa una scienza quantitativa, diventa una scienza predittiva, piena di applicazioni, e ha rubato il proscenio alla fisica molto fortemente. La medicina è diventata una scienza quantitativa più predittiva, diciamo, non ci fanno le cure perché sembra ragionevole, cominciano anche ad avere
No? Quindi che succederà? Boh, non lo so, noi ci possiamo autodistruggere con, molto rapidamente, e mettere fine alla scienza collettivamente. Però, e anche la fisica ha avuto scoperte notevoli, diciamo il bosone di Higgs è una scoperta notevolissima e le onde gravitazionali sono una scoperta notevolissima, però erano attese. L'energia oscura, che è il 70% della densità dell'energia dell'universo, l'abbiamo scoperta perché ci siamo arresi all'evidenza che l'accelerazione dell'universo cresce col tempo come se l'universo si riempisse, come se l'universo fosse un pallone che si riempie da un rubinetto, per cui più lo riempi più si espande. Questa cosa l'abbiamo, ci siamo dovuti arrendere all'evidenza dei sorvegli di supernove, la misura del fondo cosmico, e chi se lo aspettava? E questa è una scoperta di 10 anni fa, 15 anni fa. Quindi quando sei dentro è molto difficile dire se c'è una crisi scientifica in vista. Alla fine dell'Ottocento erano tutti convinti che fosse finita lì, avevano scoperto tutto. Con la scoperta dell'equazione di Maxwell e Newton avevano scoperto tutto. Mea culpa. In realtà, se è vero che non si può parlare di crisi scientifica come mancanza di orizzonti, forse poche epoche della storia umana hanno avuto orizzonti scientifici, sfide scientifiche così grandi come quelle che viviamo oggi. Si parlava di crisi scientifica come crisi degli scienziati, crisi del metodo, crisi della capacità di produrre, addirittura anche il fatto che uno usi il verbo produrre è sintomo di crisi per qualcuno, di produrre risultati scientifici di alta qualità. Molto spesso, no, in corridoio, se uno ha in dipartimento, cioè capita, se io dico Hamburg, cos'è? L'Hamburg, per chi vive al CERN, non puoi sapere. Da 15 però, anni l'ho sentito. L'idea della valutazione dell'università e della ricerca. Esattamente, l'idea della valutazione della ricerca, l'idea di questa ansietà, mi piace, di questa ricerca ansiosa, no? di stime, di metriche per la valutazione della qualità della ricerca. In questo senso, vedi una crisi? Domanda, un po' marzulliano. Vedo una crisi. Beh, diciamo, prima di tutto bisogna distinguere fra l'Italia e il resto del mondo. L'Italia ha delle derive burocratiche facilmente. In Italia c'è un sacco di gente che non sa cosa fare. E, diciamo, si inventa mestieri portando certe pratiche al di là dei confini per le quali sono state inventate. Però, se stiamo parlando del mondo, questo è un incidente di percorso. Sono sopravvissuto all'Hamburg, avanti, diciamo, siamo tutti sopravvissuti all'Hamburg. Quindi, diciamo, nell'immediato è un incubo, va bene, nell'immediato è un incubo, ma nel long run, però, c'è da dire questo, che all'epoca di Rutherford quanti erano i fisici? 1000? Qui adesso andiamo su scale dell'attività umana che vanno gestite, c'è poco da fare, quindi non è più romantico, però sono un sacco di soldi del contribuente, con un enorme impatto sulla società, e quindi la politica se ne occupa, c'è poco da fare. Mentre una volta il rapporto fra la politica e la scienza era la munificenza del principe, che riconosceva che lui doveva mettere una parte dei soldi nel far progredire il sapere, adesso il principe è meno munifico e anche meno intelligente e in qualche modo deve gestire. Fino adesso io non ho visto queste pratiche inibire il tasso di scoperta scientifica, solo rendere la vita degli scienziati molto meno romantica. Certo, certe svolte, proprio di quelle di dare fuoco a tutto, bruciare gli scienziati, eccetera, possono essere, diciamo, imprevedibili, diciamo, ci potrebbero essere delle crisi verticali della civiltà, qualche scricchiolio si sente, speriamo di no. Grazie. Lucio, leggo la penultima domanda. Dunque, noi studenti fisici, ma non solo, rischiamo di vedere davanti a noi solo la prospettiva di un mondo che procede sempre più su larga scala. Entrambi avete fatto vedere foto, no, forse tu la foto no, ma io ho visto foto dell'IHC o di Atlas con 3.000 persone dentro, e la foto mostrata non erano 3.000, ma... Okay. Ma hai detto che è arrivato quasi 1.000 adesso. Sì.
in cui potremmo essere solo un pezzetto di un grande ingranaggio. È davvero così? Come si può evitare questa alienazione? È possibile dedicare il proprio lavoro ad un dettaglio senza perdere il senso dell'insieme? Sì, io penso di sì, questa è la storia della fisica. La storia della fisica è bella perché ci sono individualità come Einstein e ci sono le scuole. Io sono uno dei partigiani per le scuole, non per sono finito in una grande scuola, quella del CERN. Noi abbiamo quella scuola di Via Panisberga, ma la scuola di Copenaghen. In generale io credo molto nel fatto che è difficile, ma la strada è conciliare, soprattutto nel settore in cui lavoro io, della grande strumentazione. Condivido di nuovo pienamente quello che ha scritto, quello che ha detto il professor Vitale. Anche in Svizzera cominciano a scherzare la burocrazia, eccetera. Però bisogna lavorare assieme, sono cose grosse, bisogna saper far lavorare l'individuo e la comunità. È un po' come quando costruivano le cattedrali, no? Ci voleva il genio, che magari ha la visione d'insieme, eccetera. Però, appunto, io vengo da Milano e no, il Duomo di Milano è stato costruito dal popolo, come credo. Le grandi cattedrali. Quindi certo, uno deve avere l'umiltà di riconoscere che facendo un pezzettino fa qualcosa di grande. Allora, per un fisico, per in genere per uno scienziato, in genere, cosa vuol dire? Cercare di allargare il proprio orizzonte, perché se uno studia un pezzettino senza cercare anche essere curioso cosa fa quello vicino a te, cosa fa l'altro dottorando, cosa fa il professore, eccetera, questo non è verdade. Come dire, i ruoli si interpretano, alla fine la capacità di non essere un numero per certi aspetti è la struttura che deve pensarci, quindi il capo, le organizzazioni che devono valorizzare l'individuo, ma anche l'individuo deve valorizzare se stesso. Niente può sostituire la tua libertà personale di studente, di giovane ricercatore, eccetera, la tua curiosità, il fatto che vai a chiedere, che vai a rompere le scatole, che facendo un lavoro molto in profondità e in dettaglio, però che ti viene la curiosità, che ti apre e riesci a inquadrare il tuo lavoro innanzitutto per te culturalmente, e poi magari diventi anche un professore, un ricercatore più bravo, perché no, ci sta, se sei curioso ci sta questo, ma innanzitutto per tua soddisfazione. Quando sei dentro un esperimento così grosso, hai avuto 3.000 persone come ATO, o l'LHC che l'ha costruito 1.500 persone, e poi in più altre 3.000 persone nell'industria, se vogliamo, devi avere questa curiosità. È ovvio che il rischio di diventare un numero c'è, è inutile, è inevitabile, c'è. Penso che Marie Curie, che era lì col suo Pierre sul suo tavolo, che faceva il suo esperimentino, Reutte ce l'aveva meno. Questo. Però aveva anche certi limiti. Adesso se fai così non fai Lisa, no? Quanto ci vuole gente. Quindi, secondo me, è un rischio, questo è uno dei compiti dei programmi di ricerca, dei laboratori, però dipende anche dal singolo, dipende anche da te che fai ricerca, come se fai qualsiasi altro mestiere. Ecco, secondo me la responsabilità personale è sempre fondamentale, non è l'unica cosa. Ma... Vuoi aggiungere? Sì, voglio aggiungere un piccolo commento. Essere 1.000 è bellissimo, dipende dai 1.000. E questi 1.000 in genere in queste grandi imprese hanno una ricchezza umana, sono donne e uomini con una ricchezza umana che è bellissima. Cioè, per me aver lavorato con quei 1.000 è un privilegio unico. Cioè, secondo me sono poche le persone al mondo che hanno avuto la mia fortuna a lavorare con quei 1.000. Dopodiché, se tu, scienziata o scienziato, hai leadership, hai idee, hai creatività, diventi il capo dei 1.000. Ma perché devi pensare che non diventi il capo dei 1.000? Cioè, o una persona che esercita leadership, se hai le idee, il sistema ti fa andare avanti. Questo è il bello della scienza, soprattutto la fisica, è il primo sistema globalizzato, è il primo sistema in cui a livello di idee la parità è totale. Se hai una buona idea, l'ultimo dottorando impone la sua idea, perché le idee si valutano razionalmente sulla base dell'efficacia. Quindi essere i 1.000 fa la gara più bella. Prima c'è stato un passaggio del tuo intervento che in qualche modo tocca questa domanda. La domanda è sto per fare. In un momento di crisi geopolitica, economica e culturale come quello che viviamo ora, cosa se ne fa l'uomo di una conoscenza più profonda delle interazioni fondamentali? Qual è la convenienza che giustifica gli enormi finanziamenti che ricevono i vostri esperimenti? Bella domanda. Accendo il microfono per questo. Bella domanda. Con risposta sfaccettata. Quando faceva una sua famosa presentazione sul primo effetto Faraday, l'ispettore delle dogane,
che non era più Newton perché erano passati un po' di anni, si alzò e disse: molto bello, ma a che serve? E lui rispose: non lo so, ma entro 5 anni ci ricaverete delle tasse. Cioè, la conoscenza funziona così: tu accumuli conoscenza, il 99% di questa conoscenza è del tutto inutile, l'1% cambia la vita alle persone, all'umanità. Non abbiamo trovato un modo per pianificare la scienza. La scienza viene fuori per selezione naturale, le idee si contrastano, e ogni tanto dal nulla, dove non te lo aspetti, esce un'idea che è life changing, che cambia la vita dell'umanità. Poi, forse questo non è vero per il CERN, ma è vero per le missioni scientifiche spaziali. Lì sarò su un miliardo. Mi ha umiliato perché lui ne costa 3. Pazienza. Però lì sarò su un miliardo e mezzo. Perché mai il contribuente deve mettere 1,5 miliardi in una missione spaziale e deve vedere i buchi neri? La ragione è questa: il mercato commerciale non crea sfide tecnologiche per le imprese spaziali sufficienti a mantenere il settore spaziale ad alta tecnologia. Cioè, le telecomunicazioni e l'osservazione meteo non sono sufficienti a far progredire il settore spaziale. Essere presenti nello spazio per un paese moderno è una necessità strategica, date alla parola strategica l'interpretazione che volete voi, ma è una necessità strategica. Per far progredire la tecnologia ci sono solo due metodi: la big science e la guerra. Scegliete voi. E la scelta, non a caso l'Europa, perché l'Europa è una realtà molto pacifista che cerca di far progredire la tecnologia con un investimento scientifico. Detto questo, la NASA investe più dell'Europa nelle missioni scientifiche spaziali, ma comunque, diciamo, questa è una spiegazione pratica e non è finta, è proprio dichiarata. Cioè, la ragione per cui noi europei, membri dell'Agenzia Spaziale Europea, che è un trattato intergovernativo diverso dall'Unione Europea, la ragione per cui abbiamo un programma obbligatorio è per farli lavorare all'industria su sfide tecnologiche avanzate. E fare ESA è una sfida tecnologica avanzata. L'industria impara a fare delle nuove cose, la nostra industria spaziale impara a fare nuove cose, e per questo ci mettiamo i soldi. Lucio, come da programma, questa domanda la giro anche a te, quella sull'importanza dei finanziamenti, perché proprio sulla base di quello che ha appena detto Stefano, e anche citando, no, la frase al CERN, quando vai al GLOBE, che è il punto dell'outreach del CERN, insomma tutti i visitatori del CERN vengono accolti lì, giganteggia una frase di Peter Jenny, no? del capo di Atlas, che in qualche modo comincia con la domanda: ma perché l'uomo di oggi è molto spesso disgustato dalle scene di fame e violenza che vede in giro per il mondo, no? E sui telegiornali, dovrebbe essere contento della scienza che si fa qua al CERN? E poi tira giù tutta una serie di osservazioni di Peter Jenny. Però sono interessato a conoscere le tue, cioè ripongo la domanda anche a te: qual è la convenienza che giustifica i nuovi finanziamenti al CERN, visto che spende tre volte su due piani? Secondo me, ovviamente, molto d'accordo con quello che ha detto il collega, ma diciamo così, io vorrei essere un po' provocatore. Con tutta la fame nel mondo, eccetera, non è solo che se non fai scienza non è che risolvi la fame nel mondo, perché storicamente non è che gli stati che non fanno scienza hanno meno fame nel mondo, tanto di più, è perché è lo stesso motivo per cui vale la pena andare a vedere la Cappella Sistina, perché vale la pena fare bellezza? Penso di sì. Vale la pena pagare gli artisti? Penso di sì. È lo stesso motivo per cui vale la pena fare scienza, perché c'è qualche cosa in noi che secondo me vuole un po' di più solamente del pane, in senso stretto, che non vuol dire che non ci vuole il pane. Tanto, ripeto, non è cancellando i programmi scientifici che risolvi la fame del mondo, questo ne sono pienamente convinto, tra l'altro che in genere gli stati che non hanno, quelli che soffrono la fame spesso sono quelli che cancellano i programmi scientifici. Però quello che voglio dire è questo: secondo me scienza vale la pena in sé, ha un suo valore in sé. Conoscere il mondo, già di per sé conoscerlo, la conoscenza del mondo ha lo stesso motivo per cui vale la pena leggere una bella poesia o guardare un bellissimo ritratto o guardare la Pietà di Michelangelo. Questa è la prima domanda. Seconda cosa, non posso che
è vero, cioè semplicemente vero quello che ha detto il professor Vitali. Adesso faccio l'esempio, una cosa del SER saltata fuori quasi a caso, però voi giovani non lo sapete perché siete nati a latte e web. Il web è stato inventato al SER dalla fisica delle particelle. Perché? Perché c'è un'esigenza di condividere i dati. Il web non è internet, perché a volte sento parlare, ma come, non l'hanno inventato i militari americani? No, i militari americani hanno inventato internet, che sono le autostrade informatiche. Il web è un modo semplice, l'uovo di Colombo è la bacheca, è il sindaco che mette fuori le cose in bacheca anziché inviare una lettera ad ognuno dei suoi cittadini. Il web è la maniera semplice di usare internet, stato fatto dai fisici delle particelle per condividere i dati. Allora, il web adesso lo usate tutti gratis, perché appunto noi crediamo nel fatto che siamo pagati dal pubblico, ritorno al pubblico. Voglio dire, per ribadire quello che ha detto il professor Vitale, non è che se adesso noi diciamo cancelliamo la ricerca scientifica e dedichiamoci, io che sono un tecnologo, quindi uno strumentista, dico non bisogna mai fermarsi solamente allo studio e al miglioramento tecnologico, perché se noi, vuol dire, non è che facendo la tecnologia a fondo delle candele da lì sarebbe nata l'illuminazione elettrica, un salto di qualità, è solamente con l'elettromagnetismo che può nascere Edison. Capite? Se non ci fosse l'elettromagnetismo non sarebbe nato, saremmo ancora lì, potevamo lavorare sulle candele a cera, diciamo, tutta la vita, non sarebbe saltata fuori la lampadina elettrica. Quindi questo qui mi sembra un bel esempio di come appunto questo salto di qualità è enorme. Cosa posso commentare questo? Prego. Questo è un recente dibattito scientifico sul fatto che bisogna fare solo la scienza utile. Il primo chiede al secondo, ma tu che ne pensi dell'astronomia? È utile? E il secondo gli dice, ma sì, dai, perché può fare la navigazione. Quindi un tema scientifico caldo. Il secondo dice, ah, vedo che sei molto preoccupato che la scienza debba avere un'utilità immediata. Sono Socrate e Glauco nella Repubblica di Platone, che distinguono questo tema molto caldo, se i saperi devono essere utili immediatamente chiedo scusa dell'interruzione, quindi non lo risolviamo qui stasera. Mi sento nobilitato. Allora, cambiando tema, perché evidentemente il professor Vitali ha concluso la discussione su questo particolare tema. Viene dal CERN comunque la citazione. C'è spazio per due domande dal pubblico. A chi è domanda? Prima bisogna la tecnologia e la barriera. Va? La domanda a tutte e due, in particolare il professor Vitale ha nominato l'entusiasmo e invece tante volte nella concezione che uno ha della scienza è una cosa molto, molto meccanica. Quindi che impatto ha la parte emotiva, l'entusiasmo nel lavoro dello scienziato e in una scoperta scientifica? Non so se si ricorda il grafico che ho mostrato dei risultati di Saper Fare. Ho mostrato un grafico fatto il primo giorno delle operazioni che faceva vedere che eravamo meglio di quello che ci era chiesto di fare. Io non c'ero, noi abbiamo fatto le operazioni in Germania, da un centro tedesco che sta in Germania, io andavo a casa per il weekend e quel grafico me l'hanno mandato sul telefonino appena sceso dall'aereo da Verona. Mi ha pagato 15 anni di lavoro e lo dico, quindi le ho risposto io. Entusiasmo. Beh, l'entusiasmo è di due tipi, uno l'emozione di avere come risposta all'attrattiva della realtà, del fatto di aver capito qualcosa. Niente è più bello di quando capisci qualcosa, questo è vero anche nella vita normale. E non riesco a capire la gente che dice che la scienza è arida, ma è arida come puoi trovare arida la pittura, certo, quando tu impari a dipingere, non so se siete mai stati un artista, eccetera, e c'è tutta una tecnica, devi imparare, ci vuole fatica e sforzo. Oppure avete mai visto i musicisti che si esercitano? Ma è una menata, scusate un po' il termine, così pazzesca, cioè di altro rumore. Però poi quando sei, è lo stesso, la scoperta scientifica, quando vedi che emozioni, primo. Seconda cosa, vorrei dire un'altra cosa, che penso anche tu, il fatto di poterla condividere, l'entusiasmo del poterla condividere, è proprio bello scoprire insieme.
sarà forse perché faccio una scienza appunto del Big Science, più sia insieme, sottolineo, l'essere insieme, l'essere in tanti può essere anche la massificazione, ma può essere anche una gioia, ma cos'è c'è di più bello di scoprire assieme? Scusate se mi rifaccio ancora la mia esperienza di papà, l'ho capito avendo dei figli, che quando vedono una cosa bella dico papà, papà, mamma, guarda, è proprio istinto di noi di condividere. La scienza non fa altro che valorizzare al massimo questo background umano che abbiamo dentro. Io, per me l'eredità della scienza è come l'eredità a tirare su dei figli, ma quante volte cambiare un pallino non può essere entusiasmante, scusate, di per sé, ma è l'uomo, la donna che hai davanti che è entusiasmante, che richiede anche di cambiare il pannolino, richiede anche di fare ho un complicato calcolo con computer che non va da nazione eccetera, ho la vita che non va, perché poi molto spesso è quella, ho il fatto che devi rimandare i soldi non ce l'hai. L'entusiasmo alla fine è qualcosa che devi recuperare tu, è l'atteggiamento umano, non sta mai nella cosa, la realtà è come lì a darti questo entusiasmo, ma dipende molto da te, ma grazie al cielo io posso provare lo stesso entusiasmo che il mio papà provava, che era un agricoltore della bassa Padana, sono piacentino, che provava coltivando i campi, e lui e l'emozione, lui mi ha fatto capire l'emozione del vedere il grano nascere, è lo stesso, è lo stesso. Alla fine l'entusiasmo è una qualità umana, quindi può averci o non c'è. Io vedo colleghi che sono ardi, siamo lì, in fondo pagati anche bene, lo dico francamente, grazie al fatto che dici, eppure rimangono ardi e gente che è entusiasta, magari viene in un'unità povera e si è entusiasta della piccola scoperta, quindi dipende da te e dalla tua libertà, metticela. Volevo ecco. Chiedere riguardo al limite, no? Allora diciamo questo Big Bang, siamo arrivati a una frazione veramente piccola, no? Ci si avvicina a quel punto fatidico. È possibile pensare di arrivare oppure esiste il limite? Perché io sono convinto che i limiti esistono, no? Non succederà mai che una persona riesca a saltare in aria un chilometro in alto, no? Oppure che faccia i 100 metri in un centesimo di secondo. Per la fisica, per questi studi, perché mi pare di capire che se l'uomo riuscisse a creare le condizioni del Big Bang, cioè a tempo zero, capirebbe molto di più. È possibile questa cosa? Grazie per la domanda. Intanto grazie per l'assiduità, per lei ogni incontro con una domanda, sembra anche molto interessante. Mi permetto di aggiungerci, proprio sul senso del limite, questa sfumatura, no? Vedendo voi descrivere la vostra avventura verso il limite, a ciascuno il suo, direbbe qualcuno, e qualcuno parlare di pensione, insomma, no? La domanda è, ma come vi è vissuto il limite, l'oltre, una volta che uno un certo risultato l'ha raggiunto? A me stupisce una cosa, cioè noi abbiamo seduti qui due scienziati che in fondo qualcosa di grande non lo stanno facendo, ma l'hanno già portato a casa, cioè l'ISA Pathfinder, quella curva l'avete vista tutti, no? LHC, l'X l'ha scoperto, i magneti hanno funzionato, ma sono scienziati che ancora lavorano, no? Sono attivissimi. Com'è che non vi stancate? Che cos'è questo limite che perseguite? Qui è un problema retributivo. Cioè, no, non è un problema retributivo. Io sono una di quelle persone fortunate che è pagata per giocare e vuoi che smetta di giocare. Cioè, è il mestiere più bello del mondo, perché mai uno dovrebbe smettere, diciamo, è come dire smetti di leggere, quando c'è una certa età smetti di leggere la letteratura, e perché mai dovrei smettere di leggere la letteratura, no? E diciamo, è dura, può essere durissima, però sai che c'è, che diciamo stai sbirciando nella mente di Dio, diciamo, no? E smetti, devi essere proprio stanco. Non voglio ribadire su questo, l'ha detto benissimo. Vorrei andare più sull'aspetto, tanto così, tecnico della domanda del limite. Non lo so, io come scienziato sono aperto a tutto. Io penso che dei limiti esistono, beh, per esempio, per quello che ne sappiamo, la velocità della luce, noi siamo pieni di limiti. Esiste una velocità massima. Esiste ad esempio una temperatura minima.
anche questo può andare a termine, la temperatura ambiente. Sembra strano, dice non puoi andare più sotto, non puoi andare più sotto, esiste uno zero assoluto, esiste una temperatura minima. Lo stesso, esistono degli altri limiti, però sono essi invalicabili, non so, magari un giorno scopriamo la maniera per andare più veloci della luce, perché magari ricombineremo la teoria di Einstein in una teoria più generale che può prevedere quelli, magari sono da sé. Io sono convinto che un giorno faremo teletrasporto grazie all'entanglement quantistico. Io sono quantistico, quindi un giorno o l'altro non ci arriverò io, ma non lo so, probabilmente così. Quindi non lo so, onestamente do solo anche il Big Bang, non so se è veramente il punto di inizio o se è un punto di passaggio. Sappiamo che la nostra fisica si arresta al tempo di Planck, è infinitamente vicino al Big Bang. Non abbiamo risposta. Ci sono delle congetture che alcuni scienziati dicono c'ho già la teoria di tutto. No, sono delle congetture a base matematica, ma poiché questi scienziati hanno 50 anni che non portano uno straccio di prova, non si può chiamare in senso stretto teoria fisica. Cioè, però potrebbe essere che hanno ragione, che magari fra 30 anni capiamo che il Big Bang è un punto di passaggio per qualcosa di prima. Io sono aperto, a priori non, come scienziato non mi pongo limiti, tranne quelli che la natura mi pone se stessa. In questo momento la velocità della luce è un limite, in questo momento non sappiamo quando andare di là, e Einstein abbiamo provato, non al CERN proprio ma all'esperimento che era opera, a dire che i neutrini davano più veloce della luce, ma ahimè ci siamo sbattuti. No, ma vabbè, gli errori ci sono, questo è un altro errore che è stato fatto, eccetera, non ci sono. Per ora è così, questi limiti ci sono effettivamente, ma a priori non nego che potremmo andare di là di questi limiti, non lo so. Bene, io ringrazierei ancora i due speaker per l'avventura, la grande avventura. Immagino che siate disponibili anch'io. Ringrazio anche tutti per l'attenzione assidua e per tutto il ciclo degli incontri. Non ho ben capito se qualcuno dell'associazione che promuove debba dare un annuncio finale. Grazie. Vabbè, io sono Fausto e niente, vi volevo dire due cose. Cioè, la prima, che siamo noi dell'associazione Amici del Faggio, siamo a vostra completa disposizione, nel senso che nella realizzazione di queste altre iniziative, se qualcuno volesse darci una mano per continuare questi dialoghi, questi cicli di incontri, sia sulla scienza, la storia della scienza, o anche su altre cose, ma soprattutto una cosa che vi volevo dire è che questo ciclo di incontri è nato a Povo Zero una volta con degli amici che ci siamo trovati a pranzo e abbiamo discusso così di alcune cose ed è nato questo ciclo di incontro, per cui la cosa che di più posso proporvi è cioè, questa amicizia qua, cioè, se avete voglia di fare qualcosa insieme di bello possiamo lavorare insieme, basta. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.